Il rifiuto e la macerazione del corpo fisico sono utili per la ricerca spirituale? Sono utili se avvicinano l'individuo ai piani superiori di esistenza, ma perché questo accada, devono essere accompagnati da un superamento dell'io. Solo in questo senso può essere accettata la rinuncia alla materia in nome di una vita spirituale. Il rifiuto e la macerazione del corpo fisico sono utili per la ricerca spirituale? Sono utili se avvicinano l'individuo ai piani superiori di esistenza, ma perché questo accada, devono essere accompagnati da un superamento dell'io. Solo in questo senso può essere accettata la rinuncia alla materia in nome di una vita spirituale. Il rifiuto e la macerazione del corpo fisico sono utili per la ricerca spirituale? Sono utili se avvicinano l'individuo ai piani superiori di esistenza, ma perché questo accada, devono essere accompagnati da un superamento dell'io. Solo in questo senso può essere accettata la rinuncia alla materia in nome di una vita spirituale.